Ha accolto positivamente l'annuncio del varo del reddito di inclusione Susanna Camusso, ospite nella serata conclusiva di Facciamo Quadrato, la festa della CGIL di Forlì. Un bilancio positivo per la manifestazione che, come di consueto anche nella sesta edizione, ha toccato i temi caldi di diritti e lavoro. Il reddito di inclusione è figlio di una lunga discussione con l'Alleanza contro la povertà ed è uno strumento utile anche se ovviamente va finanziato maggiormente perché solo una piccola parte di chi è colpito da povertà strutturale rientra nel provvedimento e quindi bisognerà trovare ulteriori risorse ed allargarlo. Dal punto di vista della decontribuzione mi pare che non sia la strada. Noi continuiamo a immaginare che il grande tema è creare concretamente lavoro, avere concretamente delle opportunità, rimettere in sesto un paese che è sempre più in difficoltà, non solo per drammatici eventi come quelli sismici, ma perché il territorio non tiene più, non tiene più la manutenzione, non ci sono più come dire, le normali manutenzioni. Basta pensare a cosa è successo, ai drammi che sono avvenuti quest'estate con tutti gli incendi e il territorio perduto negli incendi stessi. Allora bisogna fare delle scelte che abbiano la necessaria radicalità. Secondo, bisogna non continuare a raccontare un'illusione che è quella che ci può essere la decontribuzione come soluzione per l'assunzione dei giovani, contemporaneamente avere i tirocini a 300 euro, gli stage quasi gratuiti, garanzia giovane che determina il fatto che le aziende possono utilizzare lavoratori senza retribuirli, l'alternanza lavoro utilizzata male troppo spesso per sostituire lavoro invece che per creare formazione. Quindi se si vuole fare un'operazione vera bisogna da un lato fare investimenti, quindi creare concretamente lavoro e dall'altro mettere mano a un mercato del lavoro che è stato così liberalizzato che i giovani ne pagano tutte le conseguenze in termini di precarietà e di instabilità.